Questo programma è offerto da Barone Gomme, l'inverno è servito. Vieni a trovarci a Catania, in via Antonino Longo. Barone Gomme, una storia lunga, 50 anni. Amici rossazzurri, tifosi catanesi, amici di Globus Television, Vincenzo Lacorte, buonasera a tutti per la nuova puntata di Calcionati Commenti in Casa Rossazzurra, post gara come sempre dell'incontro del Catania, andato regolarmente in campo ieri, domenica, una vittoria, la sesta consecutiva. E andiamo col vento in poppa, non ci sono fermate, non ci sono soste, un'altra vittoria soprattutto rassicurante là, al di là dei termini del punteggio, grande controllo della difesa, insomma non ci sono stati tiri degli avversari. Beters, spettatore non pagante, sicuramente è indice di tutto quello che è successo. Siamo un po' tutti col cuore nello zucchero, perché tra la santa e tra il calcio, evidentemente, giornate di grandi sorrisi, di grande distensione, ovviamente sacro e profano insieme, ma già Peppino Di Capri molti anni fa diceva non è peccato, quindi anche noi sicuramente ci accodiamo a questa battuta. Sacro e quasi sacro. Sacro e quasi sacro, bravo, bravo il giudice. Va bene, allora vi ricordiamo che siamo in onda sui canali 15 e 18, premete il tasto blu del telecomando per cliccare e scegliere l'icona di Globus Television, naturalmente ci potete seguire in diretta anche sul sito www.globusmagazine.it/video, la nostra pagina Facebook omonima, Calcionate i commenti in Casa Rossazzurra, le piattaforme streaming Twitch e TV Dream, naturalmente l'app Globus Network Italia che vi invitiamo a scaricare per poter seguire la nostra programmazione. Allora, prima di andare agli highlights, come è il nostro solito cominciare, andiamo anche a presentare i nostri graditi ospiti come sempre. Cominciamo subito sulla mia sinistra, il giudice tifosissimo del Catania, Santino Mirabella. Buonasera, buonasera Santino. Io oggi ho fatto l'incursione, mi sono anticipato da solo. Buonasera a tutti. Sì, c'è stato diciamo un attimo di voce. È più forte di me. Che ha fatto carpire qualcosa. Torna nei nostri studi, stavolta qui l'abbiamo dal vivo, l'avvocato e tifosissimo Lorenzo Pucci. Buonasera. Grazie, buonasera, grazie dell'invito. Grazie a te. Eccola qui la nostra colonna, la giornalista Sabina Rossi. Buonasera Sabina. Colonnissima, buonasera a tutti, buonasera Vincenzone, Vincenzuan, buonasera ai nostri ospiti studio, buonasera ai nostri telespettatori, possono interagire con noi tramite il 340 051 1286, la linea WhatsApp, mentre potete anche telefonarci, fatelo allo 095 81 88 650 oppure interagire tramite il muro di Facebook. E visto che ho tirato in ballo una colonna della musica italiana, chiedo qui l'aiuto da casa, anzi dallo studio, da un esperto musicale, il direttore Enzo Stroscio. Buonasera Enzo. La parte più bella che faceva il cantante era quella di piegare la faccia per dare prolungare le note della gola. Giusto, no? giusto. E per questo ho detto che sei l'esperto e ovviamente ci hai dato la tua chicca. Buonasera, ben trovato Enzo. Stasera grandi cose, stasera. Infatti, abbiamo scoperto il segreto del Catania Calcio. Ecco, ora ne parleremo. Altro ritorno, eccolo qui, il nostro medico, amico, tifosissimo, Teo Raciti. Buonasera Teo. Tifosissimo, assolutamente. E ancora, prego, prego Teo. No, vabbè, vedo che siamo in tema Sanremo, a parte tutto. Buona serata a tutti ai presenti in studio. Naturalmente, a proposito di Sant'Agata, chi ha goduto dei massimi festeggiamenti
fra Olivette e Minuzia di Sant'Agata, sicuramente Tino La Vecchia che ha fatto l'onomastico. Ancora auguri, sì. Tino. Auguri. Buonasera, auguri. Buonasera Vincenzo. Auguri. Auguri. Buonasera, auguri. E grazie, grazie per gli auguri. Un caro saluto agli ospiti in studio e anche agli ospiti collegati via Skype. Sono tutti amici e tutti tifosi del Catania. Abbiamo anche con noi, qui veramente sono molto lieto di presentare una persona ingambissima catanese che mi ha, col quale abbiamo studiato e co-condotto un programma interessantissimo sui giovani l'inverno scorso, e abbiamo qui con noi l'agente FIFA Gianluca Virzì. Gianluca, buonasera e bentornato. Buonasera, ciao Enzo, ciao a tutti. Gianluca, in studio. Sì, sì, sei stavo dicendo, Gianluca chiaramente ha la possibilità di parlarci non solo dei tanti catanesi che lui segue, ma ormai il lavoro si è allargato anche in confini internazionali, ormai in acque internazionali. Ma fra gli interpreti ieri della gara c'era Lorenzo Scandurra, che è catanese, che è un suo seguito, quindi l'occasione è ghiotta per poterne parlare con lui, per come ha visto il ragazzo. Fra l'altro nella gara scorsa Scandura se la vedeva con Damiano Petrella, altro seguito di Gianluca, quindi ne parleremo sicuramente. E allora io direi di, prima degli highlights, facciamo un piccolo giro, poche parole, tanto non penso ci sia molto da dire su questo momento entusiasmante del Catania dal punto di vista della certezza e della sicurezza. Sì, il termine entusiasmante ogni tanto possiamo usarlo, veramente lo possiamo spendere, si può spendere ogni tanto, perché effettivamente è un momento particolare perché, come dicevo prima, il Catania ha iniziato con 9 vittorie consecutive, quindi ha iniziato benissimo, sì. E però noi che siamo sempre, che non ci va bene, siamo sempre di palato tutto, fine, siamo di palato fine. E allora criticavamo che effettivamente, comunque era vero, il gioco non era granché, sì, però si diceva, sì, vabbè, il gioco non è granché, però si vince e siamo contenti, e così, ed eravamo in effetti contenti. Mi rendo conto che questo è il momento migliore del Catania, perché sta anche giocando bene, sì, rilassato, sereno, consapevole, senza essere supponente, come delle volte ha fatto il Catania in alcune trasferte nel periodo che è stato soprattutto un po' in difficoltà, sì. Quindi questo è il momento migliore, siamo veramente soddisfatti. infatti Lorenzo, vuoi anche, sì, tu una tua? Mi associo alle considerazioni del dottore Mirabella. Ritengo che sia evidente una totale gestione tecnico-tattica della partita, e secondo me anche è importante rilevare che la condizione fisica è evidentemente in crescendo, e penso che sia direttamente imputabile anche alla preparazione fisica che adesso sembra sia condotta dal professore Giovanni Petralia, sì, che li sta facendo volare. Io vedo la squadra in completa gestione della partita dall'inizio alla fine, più fiato, meno pressione psicologica e totale gestione tecnico-tattica della partita. Sì, sì, perfetto, sono d'accordo. Sabina, hai qualche, sì, cosa da raccontarci? Sì, da io vi posso leggere i messaggi, già cominciano ad essere numerosissimi. Copiosi, come sempre. E quindi salutiamo Carmelo Cicirella, Papero Rosso Azzurro non poteva mancare, non essere qui con noi, Antonio, sì, Scuderi, Salvatore Francesco Turifriscu, Avvocato Pucci, la saluta il dottore Cicirella, Santo Strano lo salutiamo, niente, Salvatore da Locri. Che non manca mai, che non manca, che non manca mai. Un grande affezionato, ricambio i saluti di tutti. 340-051-1286. Giustissimo. La linea WhatsApp, grazie al nostro regista. Scrivete, dateci le vostre osservazioni, i vostri commenti, le vostre proposte. Posso iniziare subito io con, sì, per entrare nel, sì, vivo? Allora, praticamente Claudio Fichera ci scrive: non ho capito la sostituzione di Castellini al 93° minuto. Ferrara ha detto che proveniva dal ritiro con la selezione regionale. O lo sostituiva prima oppure Bonifico ha avuto senso. Complimenti per la trasmissione. Il Bonifico? Il Bonifico aveva avuto senso, sì, ci ha scritto così. Vabbè, forse sarà stata una parola uscita fuori per il T9, qualcosa, non lo so, non la vedo in contesto. Magari poi ce l'ho precisa. Sì, il ragazzo ha fatto, non solo, non è una selezione regionale, è una selezione nazionale.
cioè il ragazzo è l'unico 93, scusate, l'unico 2003 convocato dal girone I, quindi come fuori quota, perché ne possono andare massimo 5, non solo, ha iniziato con la fascia di capitano, l'incontro con la Hellas Verona, con la primavera dell'Hellas Verona, ha fatto tutto il primo tempo, erano tre tempi da 30 minuti ciascuno. Una, non ricordo male, è Gianni Chedda, mi sembra sì, che l'allenatore sia Gianni Chedda. Gianni Chedda, sì, perfetto. La rappresentativa di Serie D sarà presente al Viareggio insieme a tutto il calcio migliore internazionale e nazionale Under 19, quindi tutte le primavere e le equivalenti delle squadre internazionali di prestigio. Quindi saranno a marzo, saranno al Viareggio, e speriamo che Castellini venga confermato, perché sarebbe davvero un ulteriore colpaccio nelle mani del Catania, perché queste quotazioni volano naturalmente. Ma Sabina, forza Lorenzo, saresti tu? Sì, abbiamo i fan di Lorenzo Tucci. Abbiamo i fan Lorenzo Tucci. Sì, quindi salutiamo, ti dico subito, Mario Scaglia, Carlo Di Gennaro, non poteva non essere qui con noi Max Licari, che saluta tutti, lo sa. Il grande professore. Bravo, con tutto il cuore. Bene, andiamo al direttore, Enzo Stroscio. Allora, una partita che è stata inquadrata sin dall'inizio in un contesto particolare. Ricordiamoci purtroppo, ahimè, la storia del periodo di Sant'Agata tanti anni fa. Certo. Il Catania, ovviamente, con tutta la truppa, il presidente Pellegrini in testa, parte per Castrovillari. Onore, veramente onore, a tutti quei ragazzi che si sono gelati in quel campo lì, che era un campo, se avete visto, molto difficile, molto pesante, no? Per cui si è potuto fare un gioco un po' difficile per chi gioca in modo sciolto, però il Catania ce l'ha fatto. Ma Pellegrini era lì, tutto il crew del Catania era lì, quindi questo attaccamento e di questi 900 ragazzi, mi pare che erano 900, correggimi se sbaglio. Mi sembra che sia possibile staccare 900 tagliandi, però mi sembra siano partiti in 300, eh? Non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra fossero 300 gli effettivi presenti. Comunque, vabbè, un numero quelli importante. Che c'erano con quelle temperature che certo, abbiamo visto tutti, certo, insomma, micidiale, certo, onore e merito, perché sono tre le cose vincenti del Catania, no? Sì. In questo momento, i tifosi, numero uno, una meraviglia che tutti ci invidiano. Cioè, noi andiamo nei campi e siamo molto molto di più rispetto agli spettatori locali. Siamo in, sì, Serie D, purtroppo questo succede, ma succederà anche in Serie C. E quindi onore a questi ragazzi che si fanno queste trasferte, veramente gelati, che c'è andato pure ed era gelatissimo proprio, gelato proprio. Assolutamente, e questa è una. L'altra, se il Gaetano ci fa vedere, è il tributo che ha fatto Pellegrini il giorno prima alla nostra santa, perché era un momento particolare, lui, diciamo, è entrato in queste ottiche di, come dire, storiche, no? di tributo alla santa, quindi sì, penso che non sia andata male tributare alla santa il mazzo di fiori, come ha fatto anche Catania Rossa Azzurra, e quindi ci siamo. Ma la terza più importante è qui lo scoop, è che abbiamo scoperto ormai in modo assoluto qual è la vittoria, diciamo la cosa più importante per il Catania, è l'amuleto di Ferraro. Infatti. L'amuleto del nostro allenatore. Ecco, lui lo porta ormai in modo diciamo evidente, lo fa vedere, magari c'è un primo piano, e penso che arriveranno anche le notizie da Lopri che gli vogliono rubare l'amuleto, perché così è l'unica soluzione per poter raggiungere il Catania. C'era anche un primo piano dell'amuleto. Sì, sì, l'abbiamo vista. Vuole. Non so se la regia la può mandare. Eccolo, eccolo. Eccolo là. Quello è l'amuleto. È un cuore, è un cuore. Questo ci porterà in Serie C e forse anche nelle serie superiori, come ci ha detto prima, no? Ce l'appendiamo tutti allora. Potremmo iniziare un importante business. Potremmo iniziare. Eh sì, perché dice, arrivano le notizie da Lopri. Se fossimo stato a Napoli già sarebbe cominciato da tempo. Già c'è. E allora, vedo che Teo purtroppo, ecco, forse sta rientrando. Vabbè, passiamo avanti e poi lo riagganciamo. Tino La Vecchia. Sì, confermo quello che ha detto l'avvocato Puccio. Pucci. E condizione atletica è veramente in crescendo.
e ribadisco che il Catania il campionato l'ha vinto nelle prime 9 gare. Sì. Perché se noi analizziamo le ultime 12 gare, il Catania ha fatto 29 punti, 7 sì. vittorie, 2 pareggi e la sconfitta sì, con il Santa Maria di Cilento. Il Logri ha fatto 28 punti, 8 sì. vittorie e 4 pareggi. È l'unica squadra imbattuta nelle ultime 12 gare. Sì. Quindi senza quelle 9 partite iniziali, e da noi criticati, da noi, da qualcuno criticato, ha storto un po' il muso, senza quelle 9 partite iniziali staremmo qui a parlare di un duello aperto fra Catania e Logri, e fra 2 settimane ci sarà Logri-Catania. Invece l'incontro Logri-Catania ci servirà per stabilire con quante settimane di anticipo il Catania ritornerà in Serie C. Benedette quelle 9 gare iniziali, quelle 9 vittorie iniziali. Sì, no, per il resto confermo sia quanto espresso dal giudice Santino Mirabella, sia quanto espresso dall'avvocato Pucci, e sono perfettamente d'accordo con loro. Fra l'altro in queste 9 gare iniziali, correggimi se sbaglio, molto spesso, mi pare 5 volte se non 6 addirittura, il Catania ribaltò il pari della fine del primo tempo in vittoria nella seconda parte della partita, quindi ancora più eclatante il gesto, perché significava forza e significava proprio punti importanti. Significava rosa molto lunga. Superiorità. Sì. È stato rinverdita la tradizione del calciatore subentrante che va in rete da sì. Andrea Russotto. Infatti, perché infatti. Se io sono rimasto soddisfatto per la 6ª rete di De Luca. Sì. Finalmente De Luca è tornato è sempre la 5ª, perché quella lì non l'hanno assegnata a lui, l'hanno registrata come autorete, sì. Ma in ogni caso è tornato a livelli certo. toccabili. Infatti, l'abbiamo aspettato per tanto tempo. Infatti non si è accontentato nell'occasione che il portiere si facesse passare il pallone fra le gambe, ma si è subito dato da fare per arrivare con la gamba, seppur in posizione improba, a toccare quel poco che fosse necessario. Ha fatto benissimo, ha fatto benissimo. E questa, se non è forza agonistica e mentale, questa certamente non lo è altro. Teo è rientrato e anche a lui chiediamo un flash sulla gara che ha visto, sul momento in generale. Allora, volevo ribadire, scusate, purtroppo il solito problema. Volevo ribadire il concetto sentito anche fuori onda. Il concetto assolutamente insomma da mettere proprio a fuoco la migliore tenuta atletica della squadra. È veramente evidente una differenza sostanziale tra le partite precedenti a queste ultime, dove appunto i calciatori sembrano veramente caricati sia dal punto di vista diciamo pure psicofisico. Quindi veramente un gran lavoro che sta facendo, credo, il nuovo preparatore atletico, o quantomeno è rientrato nel pool, e questo veramente è da notare e da specificare. Per quanto riguarda la partita, è una partita come tante abbiamo viste, sicuramente, ripeto, la tenuta atletica l'ha fatta da padrone da questo punto di vista. E io dico che siamo al countdown, ormai dobbiamo andare proprio avanti per cercare di arrivare prima possibile alla cognata meta della sì. 12 alla fine. Sì, grazie Teo, esatto. Va bene. Gianluca Vizzi, succederà qualcosa. Dimmi Teo, scusa che ho interrotto. No, dicevo, scusate se si interromperà, spero di no. Speriamo di no. Grazie. Gianluca, è la prima volta che ci si sente dopo parecchio tempo. La tua idea sul Catania chiaramente assolutamente importante, poi ci dici un po' come hai visto la gara del tuo assistito di Lorenzo Scandura, che ieri ha giocato nella mediana della nostra avversaria, e soprattutto cosa ti racconti, ragazzo, su questo campo improponibile come tanti ne abbiamo visti. Allora, prima di tutto faccio un po' i complimenti alla dirigenza del Catania, con la quale spesso mi sono sentito, ci siamo sempre tenuti in aggiornamento nel mercato estivo, ma anche in quello invernale, dove c'era
grandi possibilità per due o tre miei giocatori di poter approdare al Catania. Sì. Poi per dinamiche che non vi sto qui a dire perché sono lungaggini tecniche, non si è potuto portare avanti determinati discorsi, però devo dire che la società da quando si è iscritta, che io credo che in quel momento già ha vinto il campionato di Serie D, e da quando si è iscritta immediatamente ha fatto una rosa molto importante per la categoria sì. Che ho sempre detto, tutte le volte mi è stato chiesto, perché la conosco molto bene, perché io lavoro molto con gli under di questa categoria, è una categoria molto brutta, una categoria difficile, una categoria che la vinci spesso e volentieri o per il grande blasone che hai, ma soprattutto dietro ci resta un lavoro che parte appunto dai giocatori under, che sono quelli obbligatori. Chi ha i migliori under vince la categoria, e così il Catania penso che ha dimostrato sì. Che ha giocatori 2004, 2003, 2002 abbastanza importanti. Che poi il Catania abbia uno squadrone è sotto gli occhi di tutti, ma la cosa che più mi ha stupito di questa squadra è che si è calata nella categoria, nel complesso, con una mentalità vincente, sapendo che andare incontro a giocare in campi come quello di Castrovillari, che secondo me non è neanche un campo da calcio, ma così come è quello di Asi Sant'Antonio, sì. Così come te ne potrei dire un'infinità di campi che da lontano dalla telecamera della TV sembra che abbiano l'erba, ma i ragazzi che giocano lì, e vi posso dire che tutti i miei giocatori che sono in Serie D sanno che campi ci sono, alcune volte sono anche campi pericolosi. Io non ti nascondo che ieri non vedevo l'ora che Lorenzo Scanduro usciva dal campo dopo il 70esimo, perché mi ha sempre detto su questo campo dura 20 minuti il primo tempo, dopodiché sì. È impraticabile. E sì. Ieri si è visto un giocatore come Lodi, come Chiarella, che sono molto tecnici, in alcuni momenti, alcuni fraseggi, anche loro andavano in difficoltà, ma come normale, cioè come normale che sia. Per il resto è stata una partita, credo, abbastanza... poco da commentare, ma poco da commentare il campionato, perché il Catania si ritrova a, non ha un vero e proprio antagonista, perché inizialmente doveva essere il Trapani per la grande città che è, poi doveva essere il Lamezia perché dietro c'è il presidente della regia, però voglio dire il Catania non credo che avrà grandi difficoltà. Gianluca, forse ti vuole fare una domanda a Enzo Stroscio. Sì, Gianluca, ciao Gianluca, lo abbiamo sempre detto, ma soprattutto ieri in quel campo veramente ostile e difficile, in cui i rimbalzi ero tra la sabbia, qualche ciuffo di erba, insomma la palla aveva grossi rimbalzi strani, e il Catania ha finito in attacco e proprio nel finale ha manifestato veramente, come diceva Lorenzo prima, una buona condizione fisica di gamba, ha mancato il gol per poco, ha preso poi alla fine due palli, uno poi è stato realizzato sul rimbalzo, è stato da Russotto, sia Jefferson si è mosso bene, gli entrate sono messe bene, cioè, ha incuriosito, come tu hai visto, l'entrata di Pedigone per Castellini, perché all'ultimo secondo insomma l'arbitro poteva anche fischiare lì fine della partita, entrava per due secondi, ma era forse una cosa scaramantica, non si è capito per quale motivo. Ma ti volevo dire una cosa, il Castrovillari a un certo punto ha fatto entrare un 2001, Mimmo la ragione, so che stai ridendo, in sovrappeso, cadeva, appena prendeva la palla cadeva, faceva una sceneggiata, la maglietta che arrivava anche al petto, insomma, quando cadeva. Ma io mi ricordo che c'avevamo un giocatore del Catania molto appesantito, ma come questo non l'ho mai visto. Cosa è successo secondo te? Allora, guarda, ti dico una cosa che ti potrebbe anche stranizzare. Il ragazzo non ha avuto molte opportunità per far vedere, far vedere che ha delle qualità tecniche. Non indifferente, qui si è visto che va dei buoni piedi. Ovviamente non parliamo della struttura, della pesantezza fisica che è inguardabile, non me ne voglia, ma è così. Qui, però io ho detto, il ragazzo non è male. Con un doppio passo, magari messo in nella mischia, si sono voluti giocare questa carta così, questo giocatore, però effettivamente è molto più grosso dal vivo che nel momento in cui, lo posso garantire. Sì, è vero. Due parole su Lorenzo Scanduro e poi andiamo agli highlights.
Su Lorenzo Scandura posso dirti che finalmente, dopo due anni di grandi difficoltà e infortuni, ha fatto le ultime due partite molto importanti, tipo una con la Cireale, tra l'altro ha vinto, e ora col Catania era la prova del 9 per misurarsi con un giocatore di categoria superiore. E Certo. credo che il ragazzo ha fatto una grande partita sporca, anche lui l'ha dovuta fare, un giocatore che ha qualità tecniche E infatti, importantissime. ricordavo, sì. E ha una gamba che ieri è venuta meno perché ovviamente le condizioni del terreno, ma anche della partita, non era facile potersi inserire senza palla perché doveva sempre coprire. Non ti dico quanti falli ha preso perché non li ho più contati, quante Sì, munizioni ha preso. sì, sì, sì. Credo che è un ragazzo che ha dimostrato che ancora c'è. È un giocatore che per 5 anni la Roma ha creduto, se l'è portato anche con la prima squadra, ha conosciuto Mourinho, un giocatore importante che è stato solo sfortunato. E mi auguro che questi 4 mesi che rimangono in Serie B gli possano dare la possibilità di recuperare il tempo perduto a livello fisico e poi magari ricominciamo il prossimo anno Infatti, parlando infatti. magari, spero, mi auguro, di altre categorie. Coltivo certo, sempre una certa simpatia su Lorenzo perché è stato il primo catanese, correggimi se sbaglio, a uscire Esatto, fuori da queste mura catanesi, no? Per andare verso la Roma, dove è stato accolto non bene ma benissimo, nelle nazionali azzurrine naturalmente. Poi questo brutto infortunio della scorsa stagione naturalmente. Come spesso avviene nel mondo del calcio, è lì e da lì si capisce di chi è pasta si è fatti naturalmente. In questo caso Lorenzo Scandurra di nuovo sotto a pedalare, e questo è nero esatto. certo. E allora, highlights. Ecco il consueto schema ormai con lo stadio dall'alto è preso da Maps, rigorosamente da Maps, suppongo, dal satellite. Schieramento a 5 under, così come un po' aveva lasciato intendere un po' sia le esigenze tecnico-tattiche, sia un po' qualche parola. Infatti esce pure il quinto under che nel caso è Presidente. boccia. Ecco qui il presidente Pellegra che va a salutare i tifosi, la terna arbitrale che introduce in campo i 22 che si danno battaglia, quindi i lupi di Castrovillari e gli elefantini, gli elefanti di Catania. Cominciamo subito con il tocco magico di Lodi. Qui mi sembra Rizzo, se non ricordo male, o no, De Luca, proprio arriva quasi a sfiorare il pallone. Vitale, Siamo già in azione, no, è Vitale che non arriva, sì. tocco De Siamo già Luca. con l'azione del gol. Lodi pesca Chiarella. Chiarella non si lascia pregare di servire un De Luca in ottima forma che non solo fa passare la palla sotto i piedi del portiere, ma poi raddrizza ulteriormente la traiettoria perché si vede benissimo che gli dà un ulteriore tocchetto per indirizzarla in Sì, porta, se la eccolo. prendeva quello. Perché se Sì, no la sarebbe toccava stato il preda difensore. del difensore che invoca chissà quale tipo di fallo, ma naturalmente Di l'arbitro è mano, un passo e non cade nella trappola. Ecco, siamo ancora in una delle ultime azioni del primo tempo, fine. e cominciamo con la ripresa e palla già a Chiarella che Espulsione. viene Questo è il travolto ed è rigore. il secondo Hai i rosso piedi sulla linea. per Romanelli, se non ricordo male. Palo. Qui abbiamo il grandioso palo di Sarau da fuori area, molto defilato, ma una bella azione veramente. Ancora insistono i nostri, qui vediamo questo ulteriore tentativo che il portiere riesce a rintuzzare in corner. Prima sostituzione, anzi seconda, perché già si era dato corso al solito cambio Lodi-Palermo. Sono invece De Luca e Russotto a passarsi la staffetta. E qui Russotto, subito in versione assist man, pesca letteralmente Vitale, che però in scivolata allunga, alza un po' troppo la traiettoria e quindi è sopra la traversa. Il tempo di guardarsi intorno e qui Jefferson si scambiano la palla e c'è il tentativo di Palermo, arriva libero, liberissimo Russotto che mette con facilità in rete per il suo 2-0, quinta rete anche per Discorso di Russotto, De come Respinis. quella di De Luca che Discorso. raggiungono Vitale. Quindi dietro Jefferson che non si muove da quota 7 abbiamo questo terzetto di 5 35. gol. Interessante che Russotto non faccia assolutamente nessun tipo di esultanza, si coccola solo degli abbracci dei compagni e basta. Qui c'è l'ultima occasione di Jefferson che potrebbe un po' arrotondare, ma non c'è modo e tempo. Finisce la partita 2-0.
e non e siamo alla sesta vittoria consecutiva, di cui tre trasferte tutte in terra calabra consecutive: San Luca, Vibo e Castrovillari. Quindi momento assolutamente sì, soprattutto atleticamente, perché sulla tecnica non ci pioveva ieri, non ci piove oggi, sulla possibilità dei gol usciti dal cilindro non ci pioveva ieri, non ci piove oggi. Sicuramente quella che è la grande risorsa è questa verve atletica ritrovata che era mancata per troppo tempo. Sabina. Sì, leggiamo messaggi? Certo. Benissimo. Allora, la linea WhatsApp ci incontra Alberto Naugeri e scrive: in casa non ne sbagliamo una. Ma a questo punto anche in trasferta. Con tre vittorie di seguito in trasferta direi che stiamo andando bene. Sì, 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 sì. E quindi salutiamo anche Alberto. Mentre sempre su Facebook Salvatore Friscu ci scrive: un saluto ai meravigliosi tifosi ieri in trasferta a Castrovillari. Sì, assolutamente. Claudio Figuera, volevo scrivere: non ha avuto senso farlo riposare per un minuto, ottimi ospiti Sabina, grazie a tutti. Mauro Vaccaro ci scrive: buonasera a tutti, in particolare l'irreprensibile Vincent Swan. Non è lunedì senza il tuo approfondimento. Alfio Di Stefano: buonasera Mauro. A tutti, carusanza, come ho sempre detto, semo fora concorso, si deve solo attendere la matematica certezza di essere in Serie C. Ce ne sono ancora. Buonasera da Fabio Orefice, ci raggiunge da Malta. Sì. No, allora, Turi Friscu scrive in siciliano: mi viene un po' difficile, Ufriddu tagliava a facci, impossibile stare lì anche per i pinguini, il nostro allenatore in faccia è rimasto con la stessa impressione, lo stesso tra il primo e il secondo tempo, non cangiavano niente. Comunque, grande gara, partita tosta in un campo difficile, si va alla grande. Un saluto a Mauro Vaccaro. Con Vincenz, a mio avviso, verso cena senza aver bisogno di guardare altro. Hai visto, Vincenzo, che belle cose. Ah, riesco a saziare anche. Certo. Peccato che io torni a casa con molta fame. Santo Strano sarebbe ci scrive... necessario per me che mi sazi da solo. Santo Strano ci scrive: Pellegrini innamorato di Catania, bisogna che sposi una catanese, così compra casa a Catania e rimane qui. Hai visto? Ecco, hai visto. Vabbè, ce ne sono tantissimi altri, poi magari li leggiamo successivamente. Sì, con piacere, con sono piacere. Tanti oggi, sì. Con piacere, assolutamente. Daniele Cutispoto, buonasera al signor Lacorte, buonasera Daniele. A tutti. Bene, prendi un attimo di fiato che così la regia comincia a preparare la grafica. Vediamo. Del turno. Ricordiamo che Sarau non sarà della partita, rientrerà la Pisarda, ma mancherà Sarau che anche lui da molto tempo, da lungo tempo era tra i diffidati, quindi col giallo beccato ieri naturalmente va in squalifica per un turno. Andiamo con la grafica delle partite di ieri. Ecco qua i risultati della 22esima giornata: Canicattì Santa Maria Cilento 2-1, Castrovillari Catania 0-2, Acireale San Cataldese 0-1, Città Sant'Agata Ragusa 1-0, Cittanova Trapani 2-3, Lamezia Terme Aversa 1925 1-0, Locri 1909 Licata 2-1, Paternò San Luca 0-0, Mariglianese Vibonese 2-0. Bene, qualche gara è andata come ci aspettavamo, altre ci sono. C'è questo momento della San Cataldese che continua, il Trapani che finalmente raggiunge una vittoria dopo mesi di pareggi, la Vibonese che continua a perdere per di più per mano della Mariglianese, quindi questo forse è un risultato un po' eclatante. Il Locri, ricordiamolo, che giunge alla vittoria in largo recupero al 94esimo, se non ricordo male, 9 minuti di recupero. Sui 9 minuti di recupero concessi, assolutamente. Al quarto è arrivato il gol della vittoria dell'Ocri, che mantiene a stento questo ma io non direi di chiamarlo speranza, perché secondo me mantiene questo distacco. Dire speranza di 14 punti di distacco mi sembra un po' eccessivo. Andiamo anche alla classifica. Attendendo la classifica, Fabio Orefice ci scriveva: volevo sottolineare Francesco Catania del Trapani Catanese classe 2002, giovane interessante che ieri ha siglato un gran gol, quello del 2-0, approfitto per fare un in bocca al lupo al ragazzo. Sì, l'anno scorso era al Paternò, se non ricordo male, sì, l'anno scorso al Paternò. Allora, siamo pronti con la schermata, eccola qui, la classifica.
Catania 57 punti, Locri 1909 43, Città Sant'Agata, Lamezia Terme 39, Licata 35, Vibonese 34, Trapani, Canicattì 32, San Cataldese 31, Santa Maria Cilento 28, San Luca 24, Acireale, Castrovillari e Ragusa 23 punti, Cittanova e Aversa 21 punti, Paternò 18, Marignanese 14. Bene, allora approfittiamo un attimino della, della pausa per arrivare all'altra schermata, una comunicazione di servizio. Vorrei ricordare che la linea WhatsApp è dedicata solo alla messaggistica testuale, non possiamo mandare in onda né vocal né accettare telefonate per via della chat WhatsApp, quindi vi preghiamo di favorire i vostri commenti nella maniera classica, che è quella testuale, che ci farebbe molto piacere posso leggere. Posso esprimere meglio il messaggio di Alberto Maugeri, che ora sì, si vede meglio? Prego. Altre vittorie in cassaforte, domenica si torna in casa, sento che all'Angelo Massimino in questa stagione le vinciamo tutte. Ah ok, ora ci siamo, certo, bene, benissimo, senza dubbio. Va bene, allora andiamo anche al prossimo turno. Allora, il prossimo turno, eccolo qua, Catania Marignanese, Trapani Canicattì, Licata Paternò, Santa Maria Cilento Lamezia Terme, Ragusa Cittanova, Aversa Cireale, San Luca Città Sant'Agata, San Cataldese Castrovillari, Vibonese Locri. Vibonese Locri, chiamiamola anche questa, la partita della speranza, perché qui dovremmo vedere se i 14 punti resteranno tali, la speranza per loro chiaramente, resteranno tali o chissà cosa succederà. Poi il Locri chiaramente toccherà a noi e quindi si capiranno e si vedranno tante cose, come già aveva detto Tino La Vecchia. Abbiamo visto turno, classifica e prossimo turno. Un'idea, qualcosa che vi viene di suggerirmi, qualcosa di cui vorreste parlare? Non sottovalutare la Marignanese, non perché sia più forte di quello che crediamo, perché la Marignanese scarsa era e scarsa rimane, ma come già disse una volta da questa emittente, io sono la generazione di Paganese Catania, che ne aveva fatto 4 gol in tutto il girone d'andata e noi ce ne fece 5. Certo. Quindi io temo sempre queste partite, perché siccome sono partite dove già vincere 1-0 probabilmente il tifoso si lamenta. Quindi non vorrei che lo prendesse sotto gamba. Per questo, a proposito di quello che dicevo prima, adesso li sto vedendo anche molto più maturi. Sì. Nel girone di andata qualche partita presa sotto gamba c'è stata. Sì, quindi sono molto fiducioso lo stesso. Però se devo dire qualcosa è sempre questo: non sottovalutiamo i piccoli, perché una squadra come la Marignanese è una squadra che andrà l'anno prossimo, che verrà retrocessa quest'anno, certamente verrà retrocessa. Quindi l'unico modo per salvare questa stagione che si chiuderà con loro per una retrocessione sarebbe una cosa storica, cioè in qualche modo fermare il Catania. E quindi noi che siamo il Catania dobbiamo stare attenti, perché 11 sono loro e 11 siamo noi, e alla fine è bene tenere presente questo. Bene, bene, d'accordo. Lorenzo, anche tu hai qualcosa da... Sì. Il quadro è ampio, è largo, apposta proprio per darvi qualsiasi tipo di spunto. Allora, prima ancora di parlare degli impegni della squadra, vorrei ritornare indietro sui nostri tifosi. Innanzitutto, tutte le trasferte i nostri tifosi hanno fatto giocare la propria squadra come fossero in casa. L'unica volta che i tifosi non sono andati in trasferta perché la trasferta fu vietata, l'abbiamo persa. E ieri notavo un particolare, mentre De Luca veniva intervistato da Marco Carli dei Telecolor, De Luca si è più volte girato indietro perché non vedeva l'ora di correre sotto la tribuna a tributare il suo saluto ai propri tifosi. Beh, ci è andato di corsa, addirittura ha buttato via il pantalone e anche il giubbotto per farsi riconoscere che era lui. Questo è segno di attaccamento, perché ricordiamoci che peraltro De Luca è un giocatore che ha militato anche in Serie A. Si vede la voglia di rendersi partecipi, essere un tutt'uno con i tifosi, ai quali hanno tributato un saluto. Gli stessi giocatori della squadra ospite e i tifosi del Castrovillari hanno reso un giusto tributo a Ciccio Famoso, esponendo un grandissimo striscione. È vero, quindi il fatto che il Catania abbia perso l'unica partita senza avere i propri tifosi al seguito è segno di qualcosa, di come fosse un corpo unico. Tecnicamente il Catania non si discute, fa corsa su se stesso. L'avversario del Catania
Catania è il Catania. Mi ricordo quando molti criticavano il gioco del Catania chiedendo addirittura la testa di Giovanni Ferraro. Il cui unico difetto forse è quello di non essere mediaticamente dotato di un grande appeal. Invece è una persona concreta, oltre che essere una brava persona. Però forse in questo mondo vanno più avanti quelli più scaltri anziché quelli dotati, quelli che sanno di vendere più... bene la propria merce. Sì, sicuramente lui sta gestendo una squadra composta da giocatori di categoria, giocatori provenienti anche da serie maggiori, ieri ha schierato 5 under e nessuno si è accorto del fatto che solo 6 fossero gli over, quindi gestione perfetta del gruppo. E tecnicamente, ripeto, il Catania fa corso su se stesso. La Marinese è reduce dalla vittoria sulla Vibonese e quindi non ci culliamo sugli allori, e domenica facciamo l'ennesimo un plan in casa, dinanzi speriamo ai 15.000 soliti di sempre. Una cosa mi ha fatto ricordare con l'aneddoto su De Luca, che anche in occasione della vittoria a Vibo Valencia Lodi, che era al microfono di Carli, non vedeva l'ora di scappare, perfetto, dicendogli aspettatemi, perfetto, ai compagni, voglio andare a festeggiare. Quindi diciamo è successa analoga si analoga vede cosa. Che mentre torna indietro si spoglia della tuta e la lascia là in mezzo al campo. Vorrei dire una cosa su Lodi, poi vi lascio. Ieri dicevo, ma fare giocare Lodi in questa situazione, in questo campo, forse non è il caso, eccetera. Durante la partita mi sono ricreduto favorevolmente, vedendo come Lodi si è impegnato, correva, addirittura gli ho visto fare falli, andava in difesa, andava a recuperare palle. Un impegno eccezionale da parte di Ciccio Lodi, che ha giocato bene in un campo difficilissimo, quindi volevo dargli questo riconoscimento. Assolutamente. Enzo Stroscio, oltre alla domanda che vale e che è dell'identica formula per te, volevo ricordare anche che quando nell'unica gara perduta, oltre al discorso della mancanza degli spettatori, si registrava anche l'assenza di Ciccio Rabisarda. Stavolta Ciccio Rabisarda mancava per altri aspetti, perché è squalificato, però c'è stato un boccia che sicuramente, ben lungi da quello della settimana scorsa, ha fatto una prestazione sopra le righe, assolutamente. Ti do conferma, perché sia boccia che Lodi, come diceva Santino prima, sono stati due perni importanti per tutta la partita. Lo smistamento delle palle di Lodi e l'incursione di boccia ovviamente non hanno fatto dimenticare la pesante, ma era squalificato, certo. E con la Mariglianese mancherà Salao, quindi insomma sono perdite inutili. Il Catania è fuori quota e non c'entra in questo campionato, e quindi sta facendo un campionato a sé. Però, come dicevate voi da studio giustamente, la presenza del gioco di Lodi, un gioco che in qualche qual modo si nota anche con questi tagli che fa, permette ai nostri quinti, insomma laterali, di andare a fare di fare le incursioni, no? Perché Chiarella sta facendo incursioni. Se ci fate caso, quando lo prende palla lui, spazia e lascia sempre libera la parte destra, dove c'è sempre qualcuno del Catania. E questo è da molto tempo che non si vedeva una cosa del genere. Quindi, e poi il Catania è finito in pressione, cioè ha fatto il pressing finale, cosa che nessuna squadra, diciamo, in questa serie riesce a fare, perché si stanca e quindi crolla, no? E il Catania quindi poteva portare, come abbiamo visto, anche quello era un rigore netto, però l'arbitro non si è sentito di dare, e ha fatto solo la doppia ammonizione, il doppio giallo, l'espulsione, ma era un rigore, perché insomma i giocatori erano dentro la linea dell'area di rigore. Ma la cosa importante è che il Catania è vincente in questo momento, come lo metti è vincente, anche nei cambi è vincente. Ferraro, noi ci siamo fermati qualche minuto dopo l'intervista di rutinaria in sala stampa, mi ha detto che l'intenzione della società, e questo ne va a merito, è quella di portare in 4 anni, massimo 5, il Catania a guardare le vette della serie superiore, della serie A. Cioè, è un programma molto, molto forte, però ci sono tutti gli estremi. E tra l'altro facciamo anche i complimenti a Pellegrini, perché abbiamo visto che contemporaneamente alla vittoria del Catania ha vinto anche un'altra sua squadra, che è quella di baseball EBL in Australia, che è l'Adelaide Giants, che ha superato il Perth per 5-2 in un match decisivo
e quindi insomma si vince, ragazzi, qua si vince e vinceremo sempre. Teo, anche a te lo stesso giro di domande. Giusto per mettere un po' di sale nella minestra. Sì, magari, certo. No, volevo capire perché, ecco, parlo anche da me, perché ancora si allungano i tempi di Sarno e di Litteri. Non so se qualcuno ci può dare qualche informazione. Ma Teo, per... sicuramente non faranno più parte del gioco del Catania, al 99% periodico. Lo so, caro Enzo, lo immagino, però voglio dire, qualche comunicazione, secondo me, potrebbe essere molto utile. Proprio per dirimere, non lo so cosa è successo. È solo, ripeto, per mettere un po' di sale, allargare si un po' operato alla piacevoli discussioni e si è riaperto la ferita. Però sinceramente mi sembra molto strana nessuna comunicazione. Vedremo domenica cosa succederà, però Sarno e Litteri, che venivano attesi, anche perché danno anche loro, soprattutto Sarno, una grande mano alla costruzione delle manovre, mi sembra molto strano che si sia fermato improvvisamente. Quindi, ripeto, vuole essere semplicemente, ripeto ancora, aggiungere un po' di sale alla minestra, ma giusto per una considerazione che comunque potrebbe essere fatta a questo punto. Attaccanti ne abbiamo tanti, ce ne sono anche tanti, per fortuna non dovrebbe succedere niente. Però, ecco, solo una curiosità, anche da medico, nel senso, vorrei capire che tipo di danni hanno riportato per essere così fuori da un po' di tempo. Ecco. Questo solo giusto per allungare un po' la nostra piacevole discussione. E niente, poi ripeto ancora, l'Odi, perché l'Odi effettivamente... sta, secondo me, lavorando atleticamente, dal punto di vista psicofisico qualcuno lo sta appunto supportando in questo percorso e si vedono appunto chiaramente i risultati. Questo è quanto sì. Io penso. Per quanto riguarda Sarno e Litteri, è chiaro che senza comunicazioni da parte della società ci arrampichiamo sugli specchi come tutti, perché evidentemente io ricordo, mi sembra di ricordare che dopo l'intervento al piede Litteri abbia subito un disordine al ginocchio, un problema al ginocchio in sede di allenamento, ecco perché era scomparso di nuovo dai radar. Ora francamente non saprei, Io ricordo di un intervento al piede di Isco, lo ricorderete anche voi, che ahimè durò almeno 6 mesi, perché il piede è una parte molto delicata e sicuramente gli interventi ai piedi sono fra i più rognosi. Se ci sono delle ferite da suturarsi, evidentemente di rimarginarsi ci vorrà molto tempo. Vediamo un po', speriamo che di averne notizie presto di loro. Teo e Tino La Vecchia. Sì, e allora io direi di affrontare la Marignanese come se fosse l'Ogri. Guardate, sì. Io osservo molto i trend delle squadre. La Marignanese è... non perché ha battuto la Vibonese, ma perché ha fatto 3 vittorie nelle ultime 5 gare, mentre la Vibonese ne ha perse 3 nelle ultime 4. Paradossalmente, Marignanese e Vibonese, la vittoria della Marignanese non fa una grinza. Quindi il Catania non deve sottovalutare questa squadra. Certo, l'abisso tecnico che c'è fra le due squadre non è colmabile, però non la deve sottovalutare. In quanto alla retrocessione, scarsa è, scarsa rimane, sono d'accordo con Sandino Mirabella, però il Paternò deve stare molto attento, perché la Marignanese ha fatto 9 punti nelle ultime 5 gare e potrebbe anche giocarsi i play-out. Il campionato è ancora lungo, quindi certo. Il Catania lo deve affrontare questo incontro con la massima concentrazione. E che sia la volta buona che torni alla rete Jefferson. Per quanto riguarda l'Odi, io ricordo a tutti che noi in questa trasmissione abbiamo rimandato al mittente le critiche quando il nostro capitano veniva criticato. E chi mastica di calcio sa la qualità tecnica di l'Odi e non si può criticare per qualche passaggio
fatto un poco a velocità non supersonica. Lodi sappiamo quello che vale anche per 50 minuti, ormai è diventata consueta quella sostituzione. Sì. Con Countdown è chiaro, ormai il conto alla rovescia c'è, siamo vicinissimi, vinciamo questa gara e sarebbero 12. Per quanto riguarda l'allenatore, beh, io voglio ricordare che anche l'allenatore del Catanzaro per una gara è stato criticato, eppure Catanzaro è la squadra italiana con la miglior media, ha vinto 14 gare su 14 in casa, ha fatto ancora meglio del Napoli. Non mai perso. E salvo se tu hai il nome, ti mantengono. Vigorito ha licenziato Cannavaro per disperazione, perché stava riuscendo un'impresa quasi impossibile, portare il Benevento in Serie C. Finalmente l'ha licenziato, quando il Benevento è arrivato al penultimo posto. Anche nel calcio, lo sapete tutti, è questione di fortuna. Certo, è vero, assolutamente, assolutamente. Gianluca Virzì, a te volevo chiedere, oltre a un po' tenerti sul filone di quello che hanno, di cui hanno parlato gli altri, volevo chiedere in particolare, tu che conosci bene la Serie D, perché con i giovani che segui certamente l'hai scandagliata in lungo e in largo, abbiamo parlato di Lodi, in tutta la Serie D c'è un altro Lodi? Mi no. riferisco al, al tenore tecnico di un Lodi. Non c'è e non c'è né nel girone I e credo neanche negli altri gironi. Infatti. Girone H lo conosco molto bene, il girone F e G li conosco pure perché ho quest'anno due giocatori tra cui ricorderei bene Sergio Garufi, sì, che ha giocato anche nel Catania, come Michele Locurto che è stato nel Milan. Locurto, sono entrambi del Flaminia, ma non c'è neanche in quel girone un giocatore che ha caratteristiche tecniche, ma sì, soprattutto visione di gioco che ha Lodi. Poi che il giocatore ovviamente ha la sua età, ha le sue in alcuni momenti credo problematiche che sono dovute al cambio di passo che probabilmente forse non l'ha mai avuto, però è ovvio che un giocatore del genere messo lì credo che è la fortuna di ogni squadra. L'anno scorso giocava ad AC Reale e che era in condizioni fisiche peggiori, ma nonostante ciò è stato certo il perno di quella squadra che per tre giornate prima che finiva il girone di andata era prima in classifica. Vero. Quindi, ma grazie a lui. Lodi si può criticare, ci mancherebbe, però credo che è un giocatore importantissimo per questa squadra, ma credo che potrebbe esserlo gestendolo così come lo sta gestendo molto bene il mister, centellinando la sua condizione fisica anche il prossimo anno, perché credo che dopo un anno che porta la maglia del Catania in Serie D meriterebbe una conferma, magari giocando part-time, però secondo me lo merita. Poi voglio dire, domenica si gioca contro questa squadretta, la Marigliarese, ma io penso che se il Catania scende in 10 già al primo minuto vincerebbe comunque. I punti di distanza sono sì 14, ma io neanche più li conto, figuriamoci. Sì. Ma credo che il Catania come tasso tecnico, come rosa, ma come mentalità, come staff tecnico e come dirigenza, cioè già questa è una vittoria prima di scendere in campo. Non temo nulla di nessun tipo di avversario che possa rallentare il percorso del Catania. Credo i tifosi siano abbastanza soddisfatti, sono felici al di là di queste trasferte terribili che si fanno in questi campi, ma sono sacrifici che verranno ovviamente ripagati con la vittoria del campionato. Bene, grazie Gianluca. Se la regia ci passa anche la grafica dei cannonieri e poi andiamo al lotto delle interviste. Allora, 12 reti Carella all'Ocri. Che ha segnato la prima rete di ieri della gara. Sull'Ocri, 10 reti Vitalia, Città Sant'Agata, 10 reti Crucitti, Cittanova, 9 reti Randis, Ragusa, 9 reti Reinero, San Luca, 8 reti Balla, Vibonese, 8 reti Tandara, Santa Maria sì. Cilento, 8 reti Bonfiglio, Città Sant'Agata, 7 reti Jefferson su Catania. Ci sono squadre... regia me la puoi rimettere gentilmente, ci sono squadre come Città Sant'Agata, come
lo stesso Locri, se non ricordo male, insomma, che hanno un buon numero di goleador, no? Ma chiaramente mancano dei gol di tutta la rosa che gira, no? Perché ricordiamo che assolutamente senza dubbio il Catania è quello che ha la migliore, il migliore attacco assolutamente del girone, se non ricordo male, dovrebbe essere a livello 46. Di secondo a livello di torneo, sembra, se non fosse il solito discorso che c'è una squadra che ha fruito di tre incontri più, che è il Giana, che ha 50 reti fatte. Quindi come media è il migliore, la media è assolutamente migliore, tanto come reti fatte, tanto come punti in classifica media, certo. Parliamo di media, certo. Assolutamente. Va bene, allora direi alla regia, se è possibile, di partire con le interviste che poi commentiamo. Sì, sicuramente faccio i complimenti ai ragazzi per come abbiamo interpretato la partita su questo campo. Ancora una volta hanno dimostrato il valore di questa squadra, perché giocare su questo campo senza prendere un tiro in porta, nonostante ho visto un buon Castrovillari ben messo in campo dal mister Napoli, però questo è il Catania che vogliamo. Abbiamo fatto due trasferte difficili, portiamo 6 punti a Catania, diciamo al pubblico, alla società. Proprio una squadra che ogni settimana mi stupisce sempre di più. Oggi mi hanno stupito, perché non era facile giocare su questo campo per la tecnica che abbiamo noi, e soprattutto hanno adattato al campo. Molta volte anche qualche palla più lunga che non fai mai male su questi campi. Per questo faccio complimenti al gruppo, ai ragazzi, quelli che sono entrati, quelli che sono subentrati, quelli dalla panchina che ci hanno incitato, perché oggi era davvero una trasferta difficile con un clima molto freddo, non era facile. Faccio complimenti, davvero sono orgoglioso e contento della squadra e del risultato. Oggi, quando la squadra è andata a riscaldarsi, che sono rimasto un po' in campo nello spogliatoio con i ragazzi che stavano in panchina, gli ho detto: guardate, voi siete dei titolari che state in panchina. Ho detto pure quando ho fatto la formazione, e questo vi dico, detto al 60esimo facciamo i cambi, ma perché così abbiamo sempre un ritmo alto, e l'hanno dimostrato con il valore di Andrea, Jefferson, si sta restando quando è entrato, un valore importante, il contributo importante, capiscono che loro l'importanza del Catania, e con queste prestazioni e questo approccio possiamo dire la nostra fino alla fine. Sì, funziona tutto ringraziando lo staff, il lavoro che faceva dal martedì al sabato, perché poi alla fine, la domenica, gli attori vanno in campo e devono cercare di mettere in campo quello che noi cerchiamo di fare con le nostre idee e con le loro. Per questo sì, intanto merito a loro, perché ci hanno messo in difficoltà. Non ci aspettavamo un Castrovillari del genere, però sapevamo che col cambio allenatore avremmo trovato una squadra motivata. Il campo, soprattutto anche il meteo, c'è stato tanto vento e ci ha messo in difficoltà. Non siamo riusciti a fare il nostro gioco, però siamo stati bravi a capire subito com'era il campo e com'era la partita. L'abbiamo messa sotto il punto di vista dell'aggressione, di non perdere seconde palle, e siamo stati bravi. Sì, penso che sia un segnale di crescita, perché magari all'inizio eravamo un po'... mettevamo più tempo a capire com'era una partita, invece oggi da riscaldamento siamo stati subito sul pezzo, sapevamo che riuscivamo a giocare poco, dovevamo giocare sulle seconde palle, quindi essere un po' più aggressivi, non concedere niente sui nostri errori, e siamo stati bravi, perché ripeto, non era semplice oggi portare a casa 3 punti. No, sì, dai, è andata bene, la cosa più importante è che la squadra continua su un trend positivo, un trend importante. Non era facile, un campo difficile, anche le condizioni climatiche non erano delle migliori, e questa squadra l'ennesima volta penso abbia dato una risposta importante a questo campionato, a se stessa, soprattutto alla società e a questa fantastica gente che è venuta qui nonostante la festività di Sant'Agata, distanza, tanti chilometri di distanza, quindi diciamo che Catania ancora una volta ha dimostrato cosa significa l'amore per questi colori, quindi siamo contenti, ci godiamo questo momento e continuiamo su questa strada. Magari purtroppo l'età avanza, però ecco, io penso che la forza di questo gruppo, di questa squadra sia proprio questo, che ognuno si mette a disposizione del compagno, e facendo così poi si risalta anche quelle che sono le qualità personali, e quindi ecco, ripeto, questo gruppo è un gruppo che rema dalla stessa parte, è un gruppo che lavora sodo, è un gruppo unito soprattutto, e che ha un unico obiettivo, e quindi lavoriamo perché questo obiettivo arrivi il prima possibile, e penso che poi in campo ecco, si vede anche l'armonia che c'è tra di noi. Ma noi siamo convinti di essere una squadra forte, siamo convinti che stiamo facendo qualcosa di importante, dobbiamo continuare a farlo e raggiungere quella che poi è la certezza matematica. Fino a quel momento c'è da lavorare,
c'è da lavorare sodo, adesso ci godiamo logicamente questa vittoria, però ecco, da martedì già la testa alla prossima, abbiamo un impegno importante, domenica sarà una partita difficile e avremo la nostra gente che sicuramente risponderà ancora una volta presente, quindi per noi sarà uno stimolo in più, però ecco, dobbiamo continuare su questa strada e senza mollare nulla. Santino Mirabella, parto da Russotto, questo tenersi sempre, non dico volare basso, perché non è volare basso, ma questa prudenza, che è anche una capacità di proiettarsi sempre ad altri orizzonti sempre più forti, più importanti. Non pregiudico il fatto che quando tutti questi nomi hanno accettato il trasferimento a Catania non siano stati messi davanti a un progetto ambizioso e molto all'avanguardia, no? Cioè che prevedeva degli step, prevedeva vittorie, prevedeva avanzamenti, no? Cioè è chiaro che chi è venuto qua, suppongo, abbia avuto ben chiaro sin dall'inizio un quadro davvero forte, no? Davvero importante. Poco fa ho parlato di Lodi, avevo Russotto sulla punta della lingua, poi per non dilungarmi sì. Non ho parlato anche di lui, perché anche lui è un altro di questi che sono giocatori che hanno già fatto la loro carriera, quindi sono verso la parte finale della carriera per motivi di età ovviamente, eppure vediamo l'impegno e l'eccezionale miglioria che ha avuto ognuno di loro, soprattutto Russotto, che amavamo come giocatore nella prima parte che è stato a Catania, ma li criticavamo sempre che era nervoso, innamorato della palla eccetera. Ora invece sembra un'altra persona, tecnicamente sappiamo che è un grandissimo giocatore, era la promessa del Napoli e un po' lo rovinò proprio questo carattere così. Adesso ha fatto dei miglioramenti come concentrazione, come autocontrollo, che si è fatto un giocatore ottimo, ed è un peccato che un giocatore come questo sia ancora qui in Serie D. Noi speriamo di avere sia Lodi, perché Lodi se lo merita per tanti altri motivi anche, ma anche giocatori come Russotto vengono conservati anche per la Serie C, perché sicuramente, come dicevi tu, c'è un progetto per portare avanti un determinato discorso, come si diceva una volta. Si punterà sui giovani, ma queste chiocce che hanno dimostrato un attaccamento notevole e una tecnica che avevano già da prima, che dà il suo meglio, la maturità, che queste chiocce come loro due rimangono anche per l'anno prossimo. Infatti, grazie Santino. Invece a Lorenzo voglio chiedere, sempre a proposito di Russotto, quando parla di mettersi a disposizione sembra quasi che parlino all'unisono con il mister, no? Ma sì, non è secondo me un discorso di faccia lavata, no? Secondo me proprio c'è qualcosa dentro che scaturisce nel credere in questo tipo di messaggio. Allora, come dicevo prima, Giovanni Ferrara ha dimostrato la sua abilità nello gestire uomini, dei giocatori con un determinato curriculum ben al di sopra di quello che erano le competenze tecniche dello stesso Ferraro, che non è mai andato al di là della Serie D, e hanno tutti compreso di essere davvero titolari in panchina, ma sempre disponibili e pronti a entrare. E lui, che ha raggiunto la maturità ai 30 anni, anche perché secondo me è stato determinante l'aver sposato una catanese, l'essere diventato genitore per ben due volte. Prima era genio e sregolatezza, adesso vediamo un giocatore tecnicamente sempre stato molto dotato e che sta gestendo bene i suoi momenti critici. Entra, fa gol di una concretezza incredibile, se non ricordo mai 5 gol, assist, e poi anche lui fa parte di quel progetto Patteni-Cavaddi. Io fossi un giocatore di Serie C, pregherei il Catania di prendermi per l'anno prossimo, perché è evidente che tutti sono consapevoli che è un progetto a vincere, non è un'annata dove si vince e poi chissà. Evidentemente tutti fanno parte di un progetto mirato a scalare le categorie più in fretta possibile, e quindi c'è chi vuole anche mettersi in mostra. Certo. Sperando nella riconferma. Certo. Una volta in questa stessa emittente Russotto avete chiesto poteva andare, quello che abbiamo appena detto, poteva andare meglio la tua carriera, potevi fare. E lui ha detto: no, mi va bene così,
perché comunque io adesso sto così bene qui a Catania, grazie al fatto di essere a Catania ho conosciuto mia moglie, insomma la maturità è anche aveva in questo, trovato la sua, sì, la sua lui linea di equilibrio, di avere trovato una situazione per lui ideale, quindi anche come rendiconto dice mi va bene che così. che produce molto da questo punto di vista, un benessere fisico mentale che produce sicuramente. Enzo Stroscio, torno sullo stesso tema, il mister Ferraro aveva l'amuleto attorno al girocollo della tuta, no? Lo aveva ben in vista. Comunque, a parte lo scherzo, il mister sicuramente fa girare poche frasi, no? Alla fine sono un po' frasi che ormai conosciamo bene, ma sicuramente non c'è, la cosa importante è che non c'è mai un attimo di percorso che devia, ma il percorso è sempre quello dritto, la direzione unica. Il mister è pragmatico. Che se ne dica è una persona molto intelligente, parlandoci fuori dalle luci e fuori dalle telecamere si evidenzia una persona che sa il fatto suo, una persona vincente, conosce benissimo quello che sta facendo e il territorio dove sta operando, ovviamente, quindi insomma ha le esperienze dei campi di calcio di questa serie ed è un vincente perché con tutta la panchina, con tutti i giocatori che hanno dato il loro contributo nella storia, sì, del calcio, quindi è attorniato appunto da questa gente. Nella panchina lui si comporta da gentleman, è poco irascibile, non fa scatti, non fa movimenti particolari, non grida tipo Allegri, no? Che, cioè, ogni partita della Juve è un'allegria nelle orecchie, come sappiamo tutti. Lui guarda il cronometro, guarda i tempi, sa cosa cambiare, ovviamente con i cambi degli under ci sa fare, nessuno ha capito il cambio finale di Pedicone con Castellini. Vabbè, ora vediamo, ce lo facciamo spiegare da Gianluca, che probabilmente conosce il premio partita, conosce... per il premio partita. Ma ci sono premi partite ancora in questa sì, possibilmente. Ora quando arriverà il turno di Gianluca gli facciamo dire lui cosa ne pensa, magari sicuramente non è riuscito a farlo giocare prima, conosce lo stile ora degli allenatori. In realtà, scusate, a due secondi dalla fine l'ho fatto entrare. Non era né per perdere tempo, non era neanche un fatto. Giustamente dice Lorenzo, la palla non è mai uscita negli ultimi minuti. Ha provato a farla entrare prima. Anche questo è un fattore. Ora sempre, tra poco arriviamo a Gianluca, sempre a due minuti dalla fine, siamo quasi per chiudere. Regia, mi fai vedere un attimo la fotografia delle ragazze? A Teo Raciti do l'incombenza di parlarmi delle women del Catania, nel senso, so che sei innamorato del calcio femminile. Assolutamente sì. Le ragazze al pari degli uomini vengono da 6 vittorie consecutive dall'inizio del torneo, più 4 di Coppa Italia fanno 10. 10 vittorie da inizio stagione senza mai subire l'onta di una sconfitta e nemmeno il contentino di un pareggio. Posso dire di aver visto qualche partita, sì, registrata, e vi posso dire che esprimono un calcio veramente moderno, assolutamente adeguato veramente all'altezza di un calcio femminile che sta crescendo anche a livello infatti. E ci sono degli elementi, ora non vorrebbe essere così una violinata, però ho anche una mia parente, la figlia di che è veramente un attaccante di grande livello. Se voi vedeste i dribbling che riesce a fare, proprio un attaccante moderno, prende la palla, è eccezionale. Ora ripeto, non per farlo. Vabbè, lo puoi fare il nome, non ti preoccupare. Così. Però vi posso assicurare che veramente danno spettacolo, giocano con un'attività che sicuramente darà grossissime. Io so che la società punta anche molto. Sulla formazione femminile, infatti, e credo che sia ben riposta. Uno dei motivi per cui ci vogliono molti campi è che l'anno prossimo anche il settore femminile avrà bisogno di altre squadre giovanili e di una scuola calcio, quindi sicuramente ci sarà bisogno. Esprimono veramente un bel calcio. Se mi permetti, Vincenzo, solo una chiosa alla parte. Sì, mia. Sì, no, che poi chiudiamo tutti. Certo. Volevo segnalare, ma è una cosa che penso da sempre, che l'azione di Ferraro è così composta e così definita
Secondo me, se poi andiamo indietro nel tempo, e qua Dino mi può aiutare, credo che il secondo, cioè il nostro caro Zeo, sia una parte fondamentale, importante nella integrazione e nelle decisioni che vengono prese, soprattutto durante la gara. Non so, sì, se voi avete... Sì, sì, siamo d'accordo. Siamo d'accordo. È così, è così. Calciatori che intervengono andando proprio ad abbracciare Zeoli quando fanno un gol, quando fanno una... Quindi, vedetemi, questo binomio, credo che è successo, se voi pensate anche, ora non sto ricordando il cognome, comunque, quando c'era Mihajlovic, c'era il secondo che poi diventò, sì, anche allenatore. E Marcolin. Sì. Bravissimo, perfetto. Marcolin... non è stato un grande allenatore. Marcolin non è stato un grande allenatore. Non ha avuto una carriera efficace. Sì. Voglio dirvi, nella sinergia che si crea tra il primo allenatore, sì, e quello del Marco, credo che sia un'arma veramente importante. Sì, sì, questo poi, è vero. Tutto ha una, come dire, una grande carriera calcistica. Ma se pensate a tanti altri allenatori che venivano accreditati come grandi allenatori che hanno fatto delle... È vero. Teo, in chiusura, dimmi il nome dell'attaccante veloce, della ragazza veloce. La ragazza veloce si chiama Vitale. È veramente da Beatrice. Osservare. Beatrice Vitale, classe 2001. Beatrice, salutiamo il mister Peppe Scuto, che è l'artefice di questo successo. Guardate la reale. Sono 2 anni fa nell'eccellenza di 2 stagioni fa segnò oltre 20 gol. Infatti, assolutamente. Va bene, allora Tino. Grazie Teo. Tino, a proposito di mister, Lorenzini ci ha ricordato un fattore di cui non abbiamo parlato, che Pugliese è stato esonerato praticamente pochi giorni prima della gara, no? Sì, effetto praticamente ininfluente, no? Di solito si dice, sì, col mister nuovo di cercare di chiudere tutti gli spazi, di limitare il Catania è poca cosa, il Castrovillari poca cosa, soprattutto in casa è una, sì, squadra che gioca meglio di rimessa che in casa. Risultato per me scontato sin dall'inizio, sin dal fischio iniziale si sapeva che sarebbe finita così. Sì, assolutamente. Gianluca, per chiudere, perché Castellini è uscito un minuto prima della gara? Cosa succede nelle dinamiche degli allenatori? Ma guarda, il perché sei uscito un minuto prima, sinceramente non lo so, dovremmo chiederlo forse a Ferraro. Però posso dirti questo, che come tutti i giocatori, lo potete vedere benissimo, all'ingresso in campo hanno dei gesti scaramantici, chi entra aggiustandosi il calzettone, chi fa il saltello, chi ne fa 3, chi invece guarda in terra, cioè, ognuno ha un proprio gesto, sì, scaramantico, sì. Gli allenatori, non credete, anche loro sono molto attenti alle statistiche e ai numeri in campo. Cosa voglio dire con questo? Che alcune volte sembra un paradosso, ma riescono a far coincidere il minutaggio di una sostituzione, perché magari nelle precedenti partite quella sostituzione ha portato a casa il... E io lo sapevo che lui ce lo sapeva spiegare. magari chi ci ascolta può pensare, questo è un dato finire, che lavoro fa, però infatti vi posso assicurare, sì, che ci sono allenatori che io conosco bene di tutte le categorie, che hanno i loro gesti scaramantici. Ci sono, ti faccio una cosa e chiudo. La cosa più assurda è che ci sono giocatori che alcuni allenatori pensano che portano sfortuna. Ebbene, alcuni giocatori sono segnati da questa cosa e non riescono ad avere fortuna, perché ci sono allenatori che pensano che portandoli anche in panchina portano male e quindi li mettono in tribuna. Praticamente questa cosa ha colpito molto, perché è la prima volta che Castellini lascia un minuto di tutto quello che lui gioca. È la prima volta in assoluto, quindi questa cosa ha colpito un po' tutti, naturalmente. Ti volevo chiedere, prima di chiudere, Gianluca, abbiamo parlato dei tuoi assistiti in Serie D, per quanto riguarda il girone I, abbiamo parlato di Scandurra e di Petrella, abbiamo parlato del girone H con Garufi e Locurto. Ma se ti faccio una domanda e mi rispondi velocemente, hai 2 gioielli catanesi che rispondono al nome di Leone e di Leonardi, 2005 ambedue. Se domani
ti chiama Vincenzo Grella e ti dice vogliamo questi ragazzi in Serie C? Mi metterebbe in grandissima difficoltà. Posso solo rispondere a Grella, intanto onorato della chiamata per due ragazzi 2005 catanesi, però ti posso rispondere in maniera professionale che sì. Leone quest'estate farà il ritiro in prima squadra. Perfetto. Leonardi, c'è il rischio che potrebbe già essere in prima squadra già in questa finale di stagione, quindi sai, certo, non è facile poi è facile prendere certe decisioni quando ci sono importanti prospettive per entrambi i giocatori. Certo, il Catania fosse in Serie A. Ah, beh, certo, lo capisco. Mai, tanto di cappello, mai, certo. mai dire mai. Questo già mi incoraggia molto. Bene, siamo in chiusura. Salutiamo assolutamente Vincenzo Lacorte, vi dà appuntamento alla prossima settimana, salutando il giudice Santino Mirabella. Grazie Santino. Buonasera, sempre grazie a voi. Grazie Santino, l'avvocato Lorenzo Pucci. Buonasera, alla prossima, grazie Lorenzo. L'invito, con piacere. La giornalista Sabina Rossi, grande Sabina. Grazie Vincenzo, grazie a tutti, alla prossima. Direttore ed editor Renzo Stroscio, che ringraziamo come sempre per lo spazio concesso. Notizia in anteprima: il Catania Società ha dato un altro segno del suo essere. Proprio adesso è uscita la notizia che le curve e la tribuna B a 5 euro contro la Marigliarese. Bene, molto se bene. Se non è un segno di distensione questo, cosa molto bene, fare? Molto bene, assolutamente. Teo Reciti, buonasera. Un saluto a tutti e in particolare alla cara Sabina, la sua effervescenza. Gioia, un bacio. Grazie ancora a Tino La Vecchia, alla prossima Tino. Sì, grazie a tutti, un caro saluto a tutti e una buona serata. E un caro saluto alla gente FIFA Gianluca Virzì. Gianluca, è stato un piacere. Grazie per l'invito, come sempre, un abbraccio a tutti voi e bocca al lupo alla trasmissione, seguitissima. Grazie. Un ringraziamento anche a Gaetano Ligregi per la regia, all'assistenza di Gianluigi Caruso, a Fila Stroscio per il lavoro di segreteria. Vincenzo Lacorte vi saluta, è tutto, a lunedì prossimo, buonasera. Il programma è stato offerto da Barone Gomme, l'inverno è servito. Vieni a trovarci a Catania, in via Antonino Longo. Barone Gomme, una storia lunga, 50 anni.